Oggi un video che parla di estate. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, oggi un video interamente dedicato all'estate. Come potete vedere dal mio abbigliamento, ho già sotto il costumino, sono pronta per andare a sguazzare in mare, ma non senza un vezzo da ragazza civettuola. Che ne dite della mia bellissima collanina in turchesi e conchiglia dorata? Bene, questa l'ho fatta io e l'ho fatta io, però siccome non sono egoista vi svelo come creare questi gioielli bellissimi da sfoggiare a mare e non solo, Prima però di passare al video mi raccomando, controlla di essere iscritto, clicca su iscriviti se non lo sei, schiaccia la campanella per non perderti i futuri video, cercami su Instagram come Arte per te pennello bianco su fondo rosso e su Facebook come Arte per te pennello bianco su fondo rosso. Se ti va iscriviti anche ai miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, ti lascio i loghi qui in modo che tu possa riconoscerli sul web. Bene, adesso basta cianciare e andiamo a creare la nostra collanina super fashion e super estiva. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre collanine fashion per l'estate 2021, collanine, braccialetti che siano veramente veramente belli. Allora, ci occorrerà la lampada per lo smalto semipermanente, per catalizzare appunto lo smalto trasparente che ci servirà per sigillare le conchigliette, dei corallini, io qua li ho color turchese, ho questa collana che è rotta e voglio trasformare in corallini più, in una collanina più carina. La lenza, eccola qua, io userò questa che è una lenza particolare, vi lascio il link in info box perché è una lenza elastica. Questa quindi ci permetterà di montare delle collanine con la susta, con la chiusura, ma anche senza per i braccialetti, perché basterà farli scorrere sulla mano per essere indossabili anche senza chiusura e quindi faciliterà di molto il lavoro. Per adornare le mie conchiglie ho scelto di dorarle con l'oro in foglie, faremo un lavoro molto bello, quasi professionale oggi, e userò quindi della missione ad alcol e della foglia oro con relativo pennellino per stendere la missione e pennellone per spolverare la missione. Le forbicine, ho un taglierino, credo di avervi elencato tutto, cominciamo subito. Come prima cosa foriamo le nostre conchiglie. Prendiamo il nostro Dremel e scegliamo il luogo in cui praticare il buco, nel mio caso è qui. Qualunque conchiglia può spaccarsi, quindi abbiate cura di averne sempre più di una. Il forellino è fatto. Adesso facciamo la stessa cosa su tutte le nostre conchigliette. Come Dremel vi suggerisco la punta con la sfera piccola, non quella appuntita appuntita, quella con la sfera piccola fora meglio e fa forellini tondi tondi. A questo punto dobbiamo far diventare le nostre conchiglie dorate. Prendiamo la missione, io non verso neanche la missione su di un piano, la uso direttamente così e spennello tutta la mia conchiglia ben bene di missione. Potete avere missione ad acqua, missione all'alcol, l'importante è che sia una missione istantanea. Io questo lavoro lo faccio solo nella faccia anteriore della conchiglia perché mi piace che nella faccia posteriore si veda che è una conchiglia vera. Ma se volete potrete farlo in entrambe le facce della conchiglia, prima uno e poi l'altro. Vi faccio vedere come se ne fa una, poi le altre le facciamo ognuno per conto nostro. Allora, prendo un pezzettino di oro in foglia e lo poggio. E con un pennello più grande schiaccio ben bene e faccio aderire perfettamente sulla mia conchiglia. Se dovesse esserci qualche pezzetto in cui
magari non avevo messo la missione, ripasso con un altro po' d'oro, ripasso con un altro po' di missione e quindi con l'oro. Quindi spolvero ben bene. Voilà, la mia prima conchiglietta è pronta. Ok, fate tutti i ciondolini che vi servono così, tutti dorati. Adesso stabilizzo le mie conchigliette passandoci sopra un top coat da far polimerizzare in lampada. Schiaccio bene, quindi prendo il mio top coat. Questo è un top coat così di basso livello, preso su Amazon. Vi lascio tutti i link qui giù in info box. Costa molto poco, intendo questo per basso livello. E metto in macchina a fare polimerizzare. Le metterò tutte per 60 secondi. Mentre ho i pezzi in lampada, comincio ad infilare le mie collanina. Prendo la mia lenza, i miei corallini e comincio ad infilarli. Se avete un ago, farete sicuramente prima. Arrivati alla lunghezza di metà collanina, misuratela col collo su cui dovete adagiarla. Adesso è il momento di inserire la conchiglietta nella collanina. Prendiamo la nostra conchiglietta, ripuliamola di ogni eventuale residuo che è rimasto appiccicato. Prendiamo un anellino, nel mio caso l'ho scelto color oro. Questa è la parte più complessa, ragazzi. Ok, e una volta messo, senza rompere la conchiglia, che è la parte più difficile perché la conchiglia è delicatissima, richiuderlo con la pinza. Andate molto delicati, eh? E voilà! Chiusa! Adesso facciamo passare il nostro filo e continuiamo a montare la collana dall'altra parte, inserendo lo stesso quantitativo di perline che abbiamo messo nella parte prima della conchiglia. Bene, è il momento di mettere la susta. Io per mettere la susta ho bisogno di due corallini con un foro più grande, quindi metterò questi qui. Se voi avete la canottiglia non avrete di questi problemi. Io non avendola devo sostituire la canottiglia con qualcosa, adesso vi faccio vedere come, che mi fermi il lavoro. Potete usare il colore che preferite per i due per le due perline finali più grosse. Allora infilo la susta, ritorno indietro nel buchino precedentemente fatto e annodo. Faccio un semplice nodo che poi fisso polimerizzando un po' di smalto. Tolgo l'eccesso, così prendo lo smaltino in gel semipermanente, lo metto qui sul nodino e polimerizzo in lampada per 60 secondi. Quindi lo nascondo dentro il corallino, faccio la stessa cosa agganciando l'altro capo della susta, quindi reinfilo nel corallino,
tiro 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 fino a chiudere la collanina e faccio i nodi che voglio fare per assicurare la collanina. Uno, ne faccio due da questo lato, tanto polimerizzando non li schioda più nessuno. Tolgo l'eccesso, metto lo smalto, mamma mia, era aperto. Polimerizzo in lampada, 60 secondi. E voilà, la mia collanina è bella e pronta per essere sfoggiata. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao e buona estate fashion con Arte per Te. Semplice fare la collanina, già vi sento, ma io non ho la lampada LED, che importa? Passaci sopra un top coat normalissimo, uno smalto, oppure se hai la gomma lacca passaci sopra della gomma lacca e il gioco è fatto, l'effetto è lo stesso e la foderatura, diciamo così, l'impermeabilizzazione della doratura avverrà nel medesimo modo. Quindi in qualunque modo tu voglia farla, anche colorandola con dei semplici acrilici, potrai poi sigillarla passando sopra anche delle alternative allo smalto in gel, che possono essere un normalissimo smalto o della semplicissima gomma lacca. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così regalatemi tanti pollici in su e createvi tante collanine fashion che vi ricordino di Arte per Te anche in estate. Si usano tantissimo, fatevele di diverse altezze e vedrete che avrete un collo super super moderno e super di classe. Bene, con la creatività ci si può anche abbellire. Adesso basta cianciare, tutti a mare, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!